sicurezza intorno allo stadio. La situazione qui in Georgia è apparentemente tranquilla, però è chiaro che c'è un nervosismo palese e originato anche da questo rapimento, oltre a quelle che sono le situazioni socio-economiche del paese, che sta vivendo una crisi piuttosto evidente. Bruno, sì, dal campo, intanto, sì, dal campo c'è Enrico Barriano. Una bella immagine, buonasera da bordo campo, una bella immagine che contraddice un po' purtroppo quello che comunque stavamo dicendo riguardo alla vicenda Calazza. I giocatori, i ragazzini che erano qui sul campo a fare corona agli azzurri e ai giocatori della Georgia nel corso degli inni nazionali, sono in panchina a chiedere l'autografo a tutti gli azzurri, ed è una bella scena che abbiamo visto parecchie volte in questi giorni qui a Tbilisi, perché c'è grande entusiasmo per il calcio italiano, soprattutto da parte dei giovanissimi che seguono molto il nostro calcio, evidentemente grazie alle TV satellitari. Sì, abbiamo avuto la conferma in questi giorni della grande popolarità del calcio italiano, in particolare di alcuni calciatori. Tra quelli qui presenti direi che i più gettonati sicuramente Del Piero e Inzaghi. Dicevamo prima, mentre attendiamo il fischio d'inizio, le dimensioni del terreno di gioco che potrebbero in qualche maniera indurre proprio a una certa prudenza all'inizio, no? Perché essendo così largo si aprono spazi. Sì, si aprono spazi probabilmente più sulle fasce, dato che è un terreno molto largo. E a proposito di questo, tu sottolineavi la presenza di Del Vecchio in campo, è chiaro che non deve stupire più di tanto secondo me, perché è ritenuto da Trapattoni il sostituto naturale di Vieri, per cui quest'oggi qualcuno può, magari può essere sorprendente, per il sottoscritto no. Partiti intanto, calcio d'avvio degli azzurri ora in possesso di palla. Vi dico velocemente le formazioni delle due squadre. Con la numerazione classica dall'1 all'11 la Georgia con Zoidze, Silagadze e Abramidze, Rekiashvili, Kizanishvili e Calazze, Nemsiadze, Kavelashvili, Kezbaya, Kobiashvili e Menteshashvili. Ci sono alcune novità rispetto alla formazione attesa, in particolare in panchina Shotar Velazze, il giocatore dell'Ajax, che in qualche maniera è considerato uno dei giocatori migliori del calcio georgiano. Per quanto riguarda l'Italia, il Trap ha mandato in campo Buffon, Pancaro, Maldini, Tacchinardi, Cannavaro e Nesta, Zambrotta, Tomasi, Del Vecchio, Totti e Del Piero. Vediamo la sistemazione dei giocatori in campo, e anche interessante verificare se farà da punta centrale di riferimento Del Vecchio o Del Piero. Ma io penso, da quello che possiamo notare in questi primi minuti, Del Vecchio a supporto Del Piero, però ci sono anche delle novità, Bruno, per quanto riguarda la formazione georgiana, ne parleremo tra poco. Intanto è Pancaro che scende sulla sinistra, dà ancora a Tommasi che ha l'opportunità di cercare lo spazio per il traversone, dà nuovamente a Pancaro. Poi sul traversone c'è stato l'intervento di Abramidze, ma insistono ancora gli azzurri. Totti in mezzo, la ribattuta è stata di Kavelashvili, avvio molto intenso da parte degli azzurri. Mentre per quanto riguarda l'umore che circonda la nazionale georgiana, è risaputo che il duo di tecnici che la guida, vale a dire David Kipiani e Djugashvili, due grandi del passato del calcio georgiano, non è che vadano d'amore e d'accordo, e pare che serpeggi parecchio nervosismo all'interno della formazione georgiana. Sì, tra l'altro mi pare che non sia stato nemmeno convocato il grande cannoniere del Lokomotiv di Mosca, e questo la dice tutto, perché probabilmente c'era un allenatore che lo voleva, l'altro no, insomma è una situazione intricata e noi chiaramente ne dobbiamo approfittare. Nemsiadze intanto ha effettuato la rimessa laterale, poi il pallone giunge ad Abramidze che la tocca indietro al portiere Zoidze. Vi ricordo che nel gruppo di qualificazione ai mondiali l'Italia ha 13 punti in 5 partite, è seguita dalla Romania che ha 6 punti con 4 partite, poi l'Ungheria ha 5 punti con 3 partite e la Georgia che ha 3 partite e 3 punti. Georgia che è stata battuta dall'Italia per 2-0 nella gara che può essere considerata d'andata di questa doppia sfida nel girone di qualificazione all'italiana, vittoria degli azzurri per 2-0 con doppietta su rigore di Del Piero. Insiste ancora in avanti la nazionale italiana, il rinvio è stato di Silagadze, in sicurezza il pallone viene consegnato a Nesta, da Nesta a Capitan Maldini, alza la testa, osserva la disposizione, il passaggio è su Tacchinardi. Va Tacchinardi, poi Del Piero cerca la profondità, si alza la bandierina del guardaline, la terna arbitrale è spagnola
L'arbitro centrale è Iturralde González, Alonso e Rivera i suoi due collaboratori di linea. Intanto è stato proprio Calazze che ha impostato questa azione, poi Rekia Viasvili che dà in profondità, pallone messo giù da Mensazze che ha già aperto sulla destra per l'avanzata di Kizanishvili, profondità verso Ketsbaya. Ancora Ketsbaya che allarga, poi c'è questo inserimento di Kobiashvili, ancora Kobiashvili, parte il suo traversone, ribattuto nuovamente Kobiashvili, il disturbo su di lui di Zambrotta e poi la palla scarventata in fallo laterale da Tommasi. Palla a centrocampo, è Tacchinardi che l'ha intercettata, poi il pallone viene affidato ancora a Calazze che l'ha giocato su Kobiashvili, quindi Benteshashvili, e si articola centralmente ora l'azione della Georgia con la copertura di Tacchinardi. Aggressiva comunque la Georgia in questa fase iniziale della partita, il rilancio è stato di Cannavaro ed ecco Del Vecchio la caccia del pallone, Abramidze lo ha anticipato, poi il pallone finisce fuori. C'è da dire che a dispetto dei 0 punti in classifica su 3 partite, questo suona strano, è la nazionale che probabilmente in casa ci ha fatto soffrire di più, come tu hai sottolineato noi abbiamo vinto con 2 calci di rigore ma attraverso molta sofferenza, in campo c'era la coppia di che gioca questa sera, Del Vecchio e Del Piero, per cui è un altro esame, è stato positivo l'andata, vedremo questa sera. E in effetti almeno per alcuni tratti della partita, nella gara d'andata di Ancona, la Georgia ci aveva messo anche in una qualche difficoltà. Intanto è Sila Gazze che batte lunghissimo questo calcio di punizione, c'è il tentativo di anticipo da parte di Kavelashvili con palla che finisce fuori. Intanto mi pare che sono Kavelashvili e Ketsbaya i due giocatori più avanzati. Sì, in realtà sono loro che, come dicevo prima, le novità sono loro che fungono da punta, non giocano i fratelli Averlazze. Tanto attenzione Del Piero, attenzione al fuorigioco che c'è o perlomeno viene segnalato, tagliato bene dentro Del Vecchio, anticipando forse leggermente lo scatto. Sì, l'impressione che fosse che fuori gioco, era leggermente al di là di forse però c'era di Calazze, un avversario che poteva questa tenerlo in campo, in gioco. Tra l'altro Calazze che questa sera assume una posizione di difensore centrale insieme al numero 2 Sila Gazze, per cui molto coperti, non gioca a centrocampo e come sottolineavi tu le 2 punte sono appunto Kavelashvili e Ketsbaya. Attenzione intanto a questa iniziativa, c'è la conclusione con palla che finisce sul fondo di Kavelashvili, giocatore che milita nello Zurigo. Ovviamente l'angoscioso caso umano del rapimento del fratello di Calazze ha seminato sgomento e preoccupazione anche in molti suoi compagni di nazionale che militano all'estero e per i quali naturalmente quello che è successo, visto che pare che si tratti di un riscatto della malavita solo per tirar fuori dei soldi, genera ovviamente molta molta preoccupazione anche nei compagni. Intanto è Zambrotta, viene fermato però da Kobiashvili, nuovamente Kobiashvili che perde però palla, Totti sulla destra, parte il traversone, palla che viene deviata in fallo laterale. E qui è stata molto brava la nostra nazionale a far pressare su Kobiashvili, ha perso il pallone, bravo Totti a raddoppiare, a mettere subito in mezzo, evitare il fuorigioco di Zambrotta, a mettere in mezzo una palla veramente invitante per i propri compagni. Tommasi apre dalla parte opposta dove avanza Maldini in combinazione con Pancaro, parte il cross di Pancaro protetto dai compagni, blocca Zoizze. Comunque qui era un cross innocuo, ma l'impressione che si ha è che la nostra nazionale quando manovra ad aggirare, cerca di aggirare soprattutto sulle fasce, su Zambrotta oppure su Pancaro sulla sinistra, riesce a tenere il controllo del pallone. La serata qui è molto calda, oggi ha fatto davvero caldo durante la giornata, vi ricordo che ci sono 3 ore di differenza, qui sono le 21:10 di sera.
Il fondo del terreno appare in buone condizioni anche se è piuttosto duro. Sì, Bruno, tra l'altro alcuni giocatori della nazionale al momento proprio del riscaldamento, Cannavaro, Del Vecchio, si sono lamentati proprio di questo. Il fondo poi visto da qui presenta anche alcune gibbosità, alcune imperfezioni che rendono un po' difficile il controllo, ma è stata soprattutto la durezza quello di cui si sono lamentati gli azzurri. Intanto da qualche inquadratura avrete avuto l'opportunità di vedere come ci sono larghi squarci di tribune vuote. Lo stadio Paichadze qui di Tbilisi è in ristrutturazione. Intanto osserviamo l'iniziativa di Ketsbaya, aveva giocato molto bene anche nella gara d'andata, ecco ora Nemsadze, due su di lui, il rinvio poi da parte di Cannavaro e l'intervento dell'arbitro a comandare un calcio di punizione per l'Italia. E subito direi che si profila, Bruno, un duello molto interessante con Del Vecchio punta centrale marcato proprio dai due centrali, ma direi in particolare in special modo da Calazzi. Sì. Duello aereo anche molto interessante. La palla intanto è giocata da Del Piero, va in palleggio Del Piero, vedete la sua posizione arretrata, a testimonianza del fatto che Del Vecchio fa praticamente da punta centrale, ruolo che in pratica nella Roma, dove viene pure spessissimo utilizzato, però non copre. E certo, qui sorgono un po' di dubbi sulla scelta di Trapattoni, diciamo la verità, perché Del Vecchio ultimamente non giocava più punta centrale, giocava esterno, disposto a un notevole sacrificio. Ecco, probabilmente qualcuno magari avrebbe visto meglio la scelta di Montella o magari dello stesso Inzaghi, anche se non viene dato in ottima condizione fisica. Un po' di scintille tra Kobiashvili e Cannavaro, una testata mimata da Kobiashvili, è stato bravo Cannavaro a mantenere i nervi saldi, un sorriso ironico del napoletano che si è allontanato senza reagire. Ecco che rivediamo prontamente proposta dalle telecamere, vi ricordo che c'è anche una linea personalizzata Rai con telecamere guidate da Umberto Orti. Colpo di testa intanto di Cannavaro che poi torna sul pallone, palla a centrocampo, Totti bene di testa per Tacchinardi, pallonetto a cercare ancora Tommasi che però viene anticipato ora mentre Shashvili in azione sul filo del fallo laterale, palla che finisce fuori. Vi ricordava Enrico Variale in apertura di telecronaca del grande calore con il quale sono stati accolti i giocatori della nazionale italiana, ma direi che vale la pena di sottolineare come in genere qui i georgiani si sentano molto vicini all'Italia anche sul piano culturale, della mentalità. Parte intanto questo lungo lancio verso Del Vecchio, nessun problema per il portiere Zoizze, mentre proprio Calazze che ha dato a Menteshashvili, si lotta a centrocampo e poi l'intervento irregolare sullo stesso Menteshashvili, giocatore che gioca con lo sconto di Riga in Lituania. E ci sono molti giocatori che vanno a cercare fortuna all'estero, naturalmente il più fortunato in questo momento tra virgolette, perché chiaramente non dimentichiamoci il momento che sta attraversando, è Calazza che insomma gioca nel Milan, ma possiamo elencare da Ketsbaya che praticamente ha girato parecchie squadre nel campionato inglese, allo stesso Kobiashvili, il numero 10 che gioca esterno sinistro, che gioca nel Friburgo, altri due giocatori nel Dundee United, praticamente è chiaro che hanno poca fortuna qui in Georgia, la vanno a cercare all'estero. Tanto buono il tocco di tacco di Totti per l'inserimento di Tommasi, vedete anche questa azione come il pallone rimbalzi in modo irregolare, l'apertura è per Pancaro che mette in mezzo un pallone sul quale ha un attimo di indecisione Tommasi, cosicché Kobiashvili lo ha anticipato, poi ancora un esplosivo intervento d'anticipo da parte di Cannavaro, il pallone per Tacchinardi, ora Totti limite, finge il tiro, poi da Del Vecchio, svaria Del Vecchio, chiede ancora a Pancaro l'inserimento, parte il traversone angolo. Beh, direi molto buona l'azione da parte dell'Italia, soprattutto agisce abbastanza indisturbato mi pare in questi primi minuti Totti, che gode di molta libertà e secondo me va sfruttata, visto subito come ha aperto il gioco per Del Vecchio e a sua volta Del Vecchio per Pancaro. Fatto ancora il cross di Totti con l'esterno, è stato Calazzi a mettere fuori, tocca per un attimo Zambrotta, poi Menteshashvili e questo tentativo di partenza in contropiede
immediatamente stroncato da Maldini. Nesta ora, palla messa fuori perché c'è un giocatore italiano rimasto a terra e dovrebbe essere Tacchinardi. Sì, c'è stato un contrasto con Kezbaya che era ripiegato a difendere, e direi che questo la dice tutto, perché evidentemente se anche uno dei loro due attaccanti è ripiegato a difendere, noi questo dobbiamo approfittarne perché si difendono tutti. Adesso addirittura c'era solitario in azione di contropiede Galazza, che non aveva molte alternative. Si rialza anche Kezbaya, come vi ricordava Colavati ha giocato prevalentemente in Inghilterra, attualmente certo, in forza ai Wolves di Wolverhampton. A proposito di questo giocatore, Trapattoni ha spiegato l'utilizzazione di Pancaro al posto di Coco, anche con i problemi che Kezbaya creò all'andata all'Italia nella partita d'Ancona. Svariava molto sulla destra dell'attacco georgiano e quindi creava dei problemi a un giocatore di più spiccata attitudine offensiva, però mi pare che all'inizio almeno Kezbaya sta giocando in una posizione molto più centrale rispetto a quella che fece vedere ad Ancona. Sicuramente, anche perché ad Ancona poi come punta centrale c'era Shotar Velazze, quindi Kezbaya giocò quasi come trequartista, però è un giocatore che sa occupare le posizioni del campo leggendo bene la partita, almeno a quel che si è capito. Ma è chiaro che qui Trapattoni dimostra, sottolineiamolo, anche il suo equilibrio, mettendo un uomo chiaramente che lui conosce alla perfezione come Pancaro, più, sicuramente più difensivo rispetto a Cocco. Kopiashvili intanto, anche lui gioca all'estero col Friburgo in Germania. Il pallone è affidato a Silagadze, che praticamente gioca nella posizione di libero centrale, fisso alle spalle dei compagni. Pancaro è un po' in difficoltà, viene attaccato da Kizanishvili, la palla finisce fuori. Sì, il ritmo non è altissimo in questi primi minuti, per la verità mi sembra che le due squadre ci sia la tendenza a non scoprirsi, evidentemente sono abbastanza timorose, però l'Italia secondo me deve mantenere il controllo del pallone come sta facendo, organizzando la propria manovra offensiva. Zambrotta, Totti, fallo su di lui di Rekhiashvili, che è quello che stringe più la marcatura su un Totti che comunque svaria molto ed è abile anche a farsi trovare smarcato. Intanto il pallone viene affidato ancora a Zambrotta, va Zambrotta, tocca all'indietro per Tommasi, il quale batte un lunghissimo traversone, palla messa fuori da Kizanishvili. Del Piero, preso in una gabbia di giocatori avversari, e poi Nemsatze ha impostato a favore di Rekhiashvili, che ha aperto su Menteshashvili. Tenta di andare via sul tiro del fallo laterale, saltato Zambrotta, sempre Menteshashvili, l'anticipo poi di Nesta, collaborazione di Cannavaro, intervento falloso ai danni di Nesta e calcio di punizione per la nazionale italiana. È entrato in ritardo Kavelashvili proprio mentre Nesta stava effettuando il rinvio. È brutto intervento. Ecco che rivediamo. Brutto intervento anche perché Nesta è arrivato in anticipo, vedi che lui è entrato praticamente non sul pallone ma sul piede, e si lamenta Nesta giustamente. Comunque l'arbitro era lì, ha fischiato con, direi, con prontezza. Maldini, Pancaro, poi l'apertura buona di Maldini per Tommasi, palla ancora in profondità a cercare Del Vecchio, arresto di petto, scatta, angolo. E qui Del Vecchio, è stato molto bello il lancio da parte di Tommasi, evidentemente questo è uno schema che funziona anche nella Roma di quest'anno, molto bravo Del Vecchio ad allargarsi, ecco lui è questo che deve fare perché indietreggia molto Del Piero, per cui si trova spesso da solo su tutto il fronte d'attacco, allora ha ampi spazi per potersi muovere. Una fischiatina da parte di Trapattoni e Del Piero che va a battere dalla bandierina, molto arcuato, comunque la presa sicura di Zoizze, mentre l'arbitro va a richiamare tutti, avete visto? Tutti, non spingere, la parola. Ma sì, ha cercato di mimando con dei gesti delle mani, però insomma tutto da rifare. Dentro l'area di rigore succede di tutto. Ancora Del Piero dalla bandierina, batte con parabola molto arcuata e il pallone finisce sulla parte superiore della rete.
La fischiatina di Trapattoni era rivolta a Maldini, che si stava portando in avanti, ma siccome Nesta stava ancora recuperando dall'infortunio, il Trap gli ha detto insomma di rinunciare per questa volta a cercare avventure in attacco, aspettando il recupero del capitano laziale, che mi sembra abbia comunque ripreso a pieno ritmo. Sì, tra l'altro si era portato in avanti anche Cannavaro, quindi non era il caso. Del Piero aggancia in modo imperfetto, poi il pallone viene dato lì dietro a Calazze. Il lancio in profondità a Ketsbaia, problemi di equilibrio per Cannavaro, che ora stringe su Ketsbaia, il quale ha dato al centro su Rechiasvili, sempre Rechiasvili il suo destro, ribattuto, poi il pallone per Nemsazze, un dribbling, un secondo, sempre Nemsazze, poi lo ferma Tacchinardi, contropiede azzurro con Totti, profondità per Del Vecchio, va a stringere Abramizze su di lui, uno contro uno. Del Vecchio attende rinforzi, doppio passo, profondità, poi alla meglio Abramizze, applauditissimo. E qui ha perso l'attimo del Vecchio, ma deve praticamente, questi sono, sentendoci attaccati, credo che le classiche azioni di contropiede vanno sfruttate alla meglio. Del Vecchio ha avuto la possibilità di mettere una palla invitante per i propri compagni in mezzo, ha tardato troppo. Intanto è stato ben fermato dal raddoppio di marcatura dei difensori azzurri Cavellashvili, e l'Italia è ancora in avanti con Pancaro, che ha lasciato a Totti, parte il lancio di Totti, il colpo di testa di Del Vecchio sul fondo con Del Piero che si lamenta perché Del Vecchio involontariamente probabilmente gli ha tolto un pallone che avrebbe potuto essere sfruttato da Del Piero. Certo, gliel'ha ecco tolto, che rivediamo, sì. Vedete? Gliel'ha tolto sì, perché era in ritardo Del Vecchio su questo splendido pallone di 20-30 metri, oserei dire, da parte di Totti. Ecco, forse non si sono capiti, magari Del Piero non gliel'ha chiamato, poi se l'ha chiamata, a volte in campo succede che non ci si sente, tu lo sai Bruno, e allora però è peccato, un'occasione buttata via. Kobiashvili intanto ha dato a Menteshashvili, ancora Kobiashvili, rimpallo che favorisce lo stesso Kobiashvili su quale va Zambrotta in energico ma corretto intervento. Intanto comincia a scaldarsi un giocatore della Georgia, Shotar Velazze, non so se entrerà per qualche infortunio o se è già un movimento in vista della ripresa. Tra l'altro aveva destato proprio una certa sorpresa il fatto che Shotar Velazze fosse lasciato in panchina, però già abbiamo detto dei rapporti non idilliaci che intercorrono tra i due tecnici Kipiani e Djordjouashvili, e pare che anche dirigenti federali in qualche maniera interferiscano in maniera pesante nei confronti dell'apparato dei due tecnici. Zambrotta, il cross sulla schiena di Kobiashvili, ancora Zambrotta, tiene in campo il pallone, cerca e trova Tommasi, Tacchinardi, Tommasi apre per Maldini, buono l'arresto del capitano, va Maldini, si avvicina all'area da dentro, pallone ribattuto ottimamente da Calazze, e ora è Nemsazze che ha la possibilità di articolare l'azione di contrattacco, sventaglia da quest'altra parte a favore di Ketsbaia, sul quale c'è il fallo di Tommasi. E qui è stato bravo Ketsbaia ad anticipare Tommasi chiaramente non voleva fare fallo sul Giorgiano, ecco vediamo, è sembrato un fallo brutto, molto brutto, ma sì, in realtà non è così perché non è assolutamente involontario, un fallo in ritardo, fatto sta che l'arbitro ritiene di non punirlo nemmeno con la munizione. In effetti era stato bravo Ketsbaia anche a cambiare passo per anticiparlo, a prendergli il tempo, certo. 22esimo del primo tempo a Tbilisi, Georgia e Italia sono sullo 0-0, mentre lo stesso Ketsbaia sta per battere il calcio di punizione che in pratica egli stesso ha guadagnato. Tenta direttamente di andare verso la porta con questo tiro che viene deviato dalla barriera, ne nasce un calcio d'angolo. Mentre Cavellashvili era finito a terra, sale ora l'incitamento dei tifosi georgiani,
con Kenzbaia a battere dalla bandierina, un pallone insidioso, è stato Tacchinardi a metterlo fuori. Ora alimenta l'azione di Georgiani, Kobiashvili, palla larga ancora a cercare Kenzbaia in posizione di ala sinistra, punta Zambrotta, cambia passo, un dribbling riuscito e ancora fallo sul piede d'appoggio di Zambrotta. E tu hai fatto bene a ricordare la partita d'andata quando sulla fascia destra ci aveva creato delle complicazioni, perché come vedi è molto rapido, molto bravo soprattutto quando va sulle fasce, ecco, vedi come riesce ad evitare, c'è il fallo naturalmente di Zambrotta, ma come riesce ad evitare l'intervento di Zambrotta con una finta, è un giocatore anche molto dotato tecnicamente. Kezbaia ancora a battere, fuori per il tentativo di Kobiashvili che manca il tiro, e poi ci prova Rekhiashvili, un difensore non con esiti lusinghieri. Sì, gli esiti sono stati direi tutt'altro che lusinghieri, ma è stata una formula provata, anche perché noi in difesa siamo dotati di testa, loro non hanno giocatori, a parte forse i difensori tipo Galazze, che vanno a saltare, non sono molto bravi di testa, allora spesso giocano la palla a raso terra. Intanto c'è un fallo proprio su Galazze da parte di Del Vecchio. Kobiashvili direttamente all'indietro sul portiere Zoidze, calcio georgiano che a lungo naturalmente era inserito nella Federazione Sovietica, sempre dando buoni elementi, e in particolare i due tecnici, Kipiani e Giugiuasvili, hanno parecchie presenze anche con la nazionale dell'allora Unione Sovietica. Mentre osserviamo Kezbaia, il solito ispiratore della manovra, la palla è per Rekhiashvili, nuovamente Kezbaia va ad aprire a favore di Kobiashvili, è un buon momento per la Georgia. Il tocco è su Kavelashvili, combinano ancora i due, poi al limite Nesta, aggressivi però i georgiani, finisce a terra Metesciasvili, poi Kezbaia, grande agonismo, Tacchinardi, fallo su Del Vecchio. Sì, c'era il fallo su Del Vecchio, ma noi non dobbiamo farci assolutamente intimorire sul piano dell'aggressività, noi dobbiamo cercare di giocare la palla, dobbiamo far uscire la difesa, non come in questo caso che abbiamo temporeggiato troppo, abbiamo dato chiaramente l'opportunità a loro di creare un po' di confusione, chiaramente sul piano del dinamismo non dobbiamo metterla, dobbiamo cercare di giocarla molto a centrocampo e sugli esterni. Abbiamo rivisto intanto la concitata azione precedente, mentre è ora Del Piero che ha dato a Cannavaro. Il tocco è per Totti, profondità, esce il portiere anticipato da Del Vecchio che poi non trova l'impatto giusto col pallone, era molto difficile. Buon riflesso di Del Piero che anticipa, di Del Vecchio che anticipa tutti, e poi non era facile trovare la porta. No, non era facile, ma è stato ancora una volta buono il suo movimento come in precedenza, perché lui ha ampi spazi, come ti diceva, di muoversi in orizzontale. Però secondo me è anche molto importante servire molto Totti. Attenzione, ora ancora un suggerimento di Zambrotta, troppo lungo per Del Vecchio, mentre Enrico Variale, mi pare che dei due tecnici quello più agitato sulla panchina della Georgia è Giugiuasvili, no? Sì, assolutamente, è successo per la verità in maniera opposta proprio ad Ancona, quando era Kipiani che si agitava molto di più, non so se è un'indicazione sui rapporti di forza che stanno cambiando. Attenzione, posizione regolare, prova il tiro Kavelashvili, c'è anche una deviazione di Cannavaro, ma in ogni caso qui la marcatura su Kavelashvili non era perfetta. Ecco, vedi, c'è l'immagine di Cannavaro, sì, che sta protestando con l'arbitro per un fuorigioco. C'era Maldini che lo teneva, che a mio in campo, modo di vedere non c'era. C'era Maldini che lo teneva in gioco. Attenzione, sì, che poi è stata prontamente. Ancora Kezbaia, attenzione, palla messa fuori, nuovamente Kezbaia. Nugolo di avversari su di lui, grande giocata, e decisamente un buon giocatore. Abramidze poi ha toccato all'indietro per Silagazze. Ancora un lancio lungo, va a Toldo ad artigliare in presa. Soffriamo però un po' troppo sulle disordinate. Sì, Buffon.
sulle disordinate ma in qualche maniera efficaci azioni dei georgiani. Sì, non hanno molta geometria, sono farraginose, dettate soprattutto dalla volontà, dal grande dinamismo. È chiaro che noi sul piano dell'organizzazione di gioco siamo, e della qualità siamo nettamente superiori, però è chiaro che loro, come vedi, non bisogna dargli morale, perché col morale possono arrivare a crearci qualche difficoltà. Abramidze, ancora il solito che sbaglia, che si muove moltissimo. Vedete la rapidità di gambe e la buona proprietà di palleggio, mentre Kobiashvili tocca all'indietro ancora per Calazze. Da Calazze ora a Nemsatze, batte lungo un pallone sul quale scatta Menteshashvili,